Ciao, sono Francesco, sono io, non la colonnina, e vi racconto la mia esperienza con la Model 3. La farò molto breve perché fa piuttosto freddo, ci sono 5 gradi. E io vengo a caricare nella colonnina molto vicino a casa, gli esperti la riconosceranno subito, una Enel X, e quando la macchina e la lascio da sola, me ne vado via con il mio bel monopattino, sempre anche lui elettrico. All'inizio ero uno scroccone della Lidl, quelli che tanto discussi stanno lì un po' più del tempo, però andavo a lasciarla tipo alle 11 di sera, me la andavo a prendere alle 3 di mattina. In questo modo non trovavo nessuno che me la rigava o che la guardava. Io sono molto geloso della mia cucciola, della mia Tempesta. Perché Tempesta? Perché alle Tesla, sapete, bisogna dargli un nome. Lei è tutta bianca come la Tempesta, di X-Men, Wolverine, però con gli interni dentro neri. E quindi lei si chiama Tempesta, elettricità, fulmini. Io ho fatto questa scelta proprio perché la macchina ha avuto una storia particolare, come mi è arrivata. È stato un investimento in un nuovo asset, mettiamola così. E ha dato i suoi frutti. Appena sono arrivato al traguardo, è arrivata lei. E niente, adesso vivo con due piani tariffari, uno BB Charge, la flat da 250 kW e Enel con la 145 kW. Ecco, ringrazio tantissimo Emanuele, un ragazzo sempre della mia città di Biella, che vedendolo su Facebook che faceva dei commenti sulla sua nuova Zoe, mi ha fatto venire questa voglia di auto elettrica e non tornerei mai, 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 mai più a un cavallo a vapore. Scusate, una vettura termica. Io adoro le macchine elettriche e adesso aspettiamo che Elon ci faccia il regalo e faccia arrivare anche in Europa la Model Y a 7 posti, così anche mia moglie smetterà di prendermi la mia, dalla nostra, e potrò avere per la famiglia, visto che ho 3 figli, una macchina a 7 posti. Appena arriverà, dovrò rimettermi a fare i giochini con le cripto. No, scherzo, quella la prenderemo con qualche sacrificio, ma poi si risparmia talmente tanto in tagliandi, consumi normali per la trazione, quindi ecco, diciamo che ci sta, è un risparmio. E poi viaggi in un altro pianeta, ecco. Quando gli altri non trovano parcheggio, io vado nella mia colonnina, mi metto lì in carica, finisco e sono contentissimo. No, no, assolutamente. Colonnine ormai ce ne sono, almeno dove abito io non ho mai, mai avuto un problema. Faccio viaggi lunghi tranquillamente in Liguria. Oggi sono andato in Valle d'Aosta e per quello che sono qua a fare un rabbocco a quest'ora. E vai elettrico, lo guardo da sempre, mi dà sempre tanti spunti. Mi commento ogni tanto a quelle persone che non si trovano con l'elettrico o che ancora lo vogliono demolire con le solite scuse, con i soliti preconcetti. Ops. E lo spegnersi delle luci del supermercato mi ha fatto capire che sono arrivato al termine. Vai elettrico, ti seguo sempre e continuate così.